Ciao a tutti cari amici e ciao a tutte care amiche, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video dove andremo a parlare nuovamente di SodaStream. Dopo la puntata precedente, il video scorso, dove abbiamo fatto vedere come creare l'acqua frizzante grazie a SodaStream, che ci permette di creare dai 60 agli 80 litri di acqua frizzante con una bombola di CO2 del costo di circa 12,50 euro, oggi andiamo a fare che cosa? Andiamo a creare le nostre bevande gassate, quindi aranciata, possiamo provare una limonata, questi sono alcuni degli sciroppi di prova che ci sono stati dati insieme alla macchina, poi abbiamo il lampone e menta e poi un'altra limonata da agricoltura organica, insomma, biologica, magari come limonata potremmo anche provare questa se vogliamo. E utilizzeremo che cosa? Le bottiglie, questa volta piccoline, quelle da mezzo litro, visto che l'altra volta per l'acqua abbiamo utilizzato quella da un litro. E quindi io direi di... sono curiosissimo di assaggiarle, quindi procediamo? Che dici? Procediamo. Vai Stefania, prepara queste bevande. Allora, andiamo a riempire la nostra bottiglia, chiaramente sempre con l'acqua fredda, o comunque acqua corrente da rubinetto. Si andrà a riempire fino a questo livello segnalato sulla bottiglia di plastica, che in realtà segnala 450 ml, non mezzo litro. Perciò, una volta che abbiamo riempito correttamente la nostra bottiglietta da 450 ml, andiamo ad inserire ad incastro e spingendo verso il retro. E adesso possiamo procedere con le erogazioni, che consigliamo di farne 3. 1, 2 e 3. Ok ragazzi, adesso siamo pronti ad estrarla. Adesso avremo solo acqua frizzante. Se noi vogliamo la nostra bibita, ad esempio con il limone, nelle indicazioni della bottiglietta ci dicono che possiamo utilizzare il tappo come erogatore. All'interno infatti ci sono degli indicatori di misura. Nel nostro caso, per la bottiglietta da circa mezzo litro, basterebbe soltanto riempire il primo indicatore, quindi arrivare diciamo alla prima tacchetta. Nel caso invece che noi vogliamo inserire, diciamo creare dalla bottiglia da un litro un succo, la cosa migliore è procedere o con la seconda o con la terza tacca. La seconda tacca ci permetterà di avere un succo di frutta meno concentrato, meno dolcificato. Con invece il tappo riempito fino alla terza tacca avremo un succo d'arancia o di limone molto più concentrato, più zuccherino. Quindi noi procediamo con la prima tacca per quanto riguarda la bottiglietta da mezzo litro. Consigliamo anche di inclinarla la bottiglietta, perché essendo molto gassata l'acqua all'interno potrebbe creare delle reazioni. Ecco qui. In questo caso tiriamo via la... mescoliamo un pochino e il nostro succo di limone è pronto, ragazzi. Che dite, vogliamo vedere che sapore ha questo succo? Andiamo ad assaggiarlo. Intanto vedete le bollicine perfette. Un profumo di limoni piacevole. Anche il sapore è molto gradevole, si sente tanto anche lo zuccherino, quindi effettivamente è molto molto concentrato questo limone. Penso che sarà perfetto per quest'estate, ci risseteremo. E visto che io sono molto goloso di more, di lampone, di ciliegie, voglio provare invece questi da agricoltura biologica. Guardate, questi sono veramente buoni. Non MG, vegani, senza stevia, senza zuccheri. Ragazzi, questi anche senza glutine tra l'altro, quindi questo deve essere veramente veramente buono. 20% meno di zucchero, insomma, chiaramente sono un po' più ricercati rispetto a questi altri sciroppi. Allora, andiamo a provare uno di questi. Quindi prendiamo una bottiglia pulita, la andiamo a riempire come sempre con i nostri 450 ml di acqua. Via 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 via.
Inutile ricordare che l'acqua da utilizzare deve essere fredda. Una cosa che abbiamo notato è che questi sciroppi sono abbastanza concentrati e quindi restituiranno delle bevande molto zuccherine. Quindi magari, ragazzi, se non vi piace tanto zucchero, utilizzate meno concentrato, un pelino meno concentrato. Inseriamo la nostra bottiglia, la andiamo ad incastrare nel gasatore. Direi che per una bottiglia da mezzo litro la gasatura che ha usato Stefania è stata perfetta, perché così la bevanda non è risultata troppo gassata, veramente piacevole da bere. Quindi anch'io farei 3 pressioni, 1, 2 e 3. Queste 3 pressioni, andiamo a togliere la bottiglia dal gasatore. E a questo punto però abbiamo notato che nelle bottiglie organiche non c'è il tappino dosatore, quindi ci dobbiamo regolare con le istruzioni che ci sono state lasciate qui. Quindi più o meno 30 ml di concentrato per 170 ml di acqua. Facendo un conteggio al volo che abbiamo fatto fuori onda, è risultato più o meno un'80 di ml su questi 450 ml di acqua. Io ne utilizzerei un pelino meno, proprio per il fatto che sono risultate più dolciastre, sono risultate un po' troppo dolciastre, quindi mi fermerei intorno ai 70 ml. Ecco, più o meno abbiamo 70 ml di concentrato alle more da mettere nella bottiglia. Incliniamo un pelino perché altrimenti si creerebbe subito, vedete, il gas. Andiamo ad inserire tutto il concentrato dentro la bottiglia, guarda che bel colore. Chiudiamo il tappo, facciamo una shakerata leggera, non andiamola a sgasare chiaramente, facciamo giusto una shakerata leggera. Ecco qui, direi che basta e passiamo alla prova assaggio. Ed io sono proprio curioso di assaggiare questa al lampone menta, una delle bevande che mi aveva incuriosito di più. Mamma mia, allora vi dico subito che l'odore che prevale è quello della menta. Appena aperta la bottiglia, un esattamente profumo di menta esagerato. Adesso andiamo ad assaggiarla. La gasatura, secondo me, è perfetta, quella che abbiamo utilizzato per mezzo litro. Sì, per mezzo litro, secondo me la gasatura con 3 pressioni è perfetta, mentre sulla bottiglia da 1 litro 5 pressioni, un po' troppo, magari ne farei fra le 3 e le 4, anche per la bottiglia sì. da 1 litro. Andiamo ad assaggiare. Wow, questa è buonissima, questa già. Merita? Vediamo. Questa sì. Beh, direi, ragazzi, che fra gli sciroppi che abbiamo provato, effettivamente questi organici sono di una qualità un pelino superiore. Mm. Soprattutto sono risultati meno dolci. Ora, tirando 2 somme, ne abbiamo provati qualcuno, abbiamo provato l'arancia, abbiamo provato la limonata, abbiamo provato questa al limone e menta. Io direi che questi sciroppi qui si avvicinano molto di più alle bevande gassate che si trovano nei supermercati. Sì. Tipo quelle più blasonate, hanno un sapore molto più forte, ma anche molto più dolciastro. Sì, molto dolce, più sdolcinato. Quindi innanzitutto vi direi che se volete provare questa tipologia di sciroppi, ora magari sul sito cambieranno, non è detto che troverete questi, magari troverete proprio, io so che Soda Stream ha una collaborazione per esempio con Pepsi, quindi effettivamente si potranno trovare gli sciroppi della Pepsi. Noi vi consigliamo di utilizzare un pelino meno sciroppo all'interno della bottiglia di acqua, proprio per rendere meno dolci le bevande. Se invece vi piace il sapore un po' più amarognolo, molto meno dolce, quindi un po' più ricercato, aspro. Sì, brava, più aspro, direi di andare sulle versioni organiche, sulle versioni un po' più ricercate, un po' più particolari di formulazione di sciroppo. Ciò non toglie che potete utilizzare qualsiasi sciroppo che trovate nei supermercati e quindi quello al sapore che più vi piace. Vi potete divertire, insomma, a creare le vostre bevande. Questo è buono, mi piace. E vabbè, quindi io direi, nel video di oggi è tutto, spero che possa esservi piaciuto, che possa esservi stato utile, e se avete delle domande su SodaStream, se volete vedere qualche altra bibita, un altro tutorial, se volete approfondire di più l'argomento, scriveteci dei commenti qui e noi saremo felici di rispondervi, anche se siete curiosi riguardo le altre macchine di SodaStream, eventualmente vi rispondiamo qui nei commenti, perché non abbiamo parlato, ma ci sono anche altre 2 macchine, c'è la versione automatica, quella alimentata a corrente, come avete visto questa non è alimentata a corrente, che ha solamente la funzione automatica di gasatura, quindi 3 tasti, un poco gasata, mediamente gasata, molto gasata, e in più la terza macchina, quella più costosa, che invece di utilizzare le bottiglie di plastica, utilizza quella di vetro. E si può utilizzare la bottiglia di vetro solamente con quella macchina, quindi se siete amanti del vetro e proprio non volete utilizzare la plastica, dovete acquistare quella tipologia, che si chiama Crystal, se non ricordo male si chiama Crystal.
E quindi, passiamo alla chiusura video. Ragazzi, ricordate di lasciare un like se questo video dovesse esservi piaciuto. E vi invitiamo ad iscrivervi al canale e ad attivare la notifica della campanella per essere avvertiti dei nostri prossimi video. Ciao a tutti ragazzi, vi auguriamo una buona giornata, un mega abbraccio da Bruno e Stefania. Ciao!